L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che l'indice di trasmissibilità RT si è stabilizzato, crescendo più lentamente rispetto all'aumento vertiginoso di ottobre. La curva epidemica quindi accenna a una flessione, ma questo non significa che presto si assisterà a una revoca delle misure restrittive rinnovate nell'ultimo DPCM. Il motivo è l'impatto che il Covid sta avendo e continua ad avere sugli ospedali in tutte le regioni ormai vicine alla soglia critica per la tenuta. Il 15 novembre, domenica prossima, è una data da segnare in rosso perché da quel giorno si potrà capire che direzione prenderà il governo in vista del Natale. Giuseppe Conte, dopo la firma sull'ultimo DPCM, ha spiegato che serviranno altri sacrifici per preservare le feste. Da una parte c'è chi spera per un allentamento delle misure, dall'altra c'è chi spinge per una chiusura totale, medici in testa. Un lockdown c'è già anche se soft e non uniforme. Per capire che succederà tra un mese saranno cruciali i prossimi giorni. Il Presidente del Consiglio vuole aspettare gli effetti delle misure intraprese, quindi il 15 novembre. Superata quella data si faranno altre scelte che, date le tempistiche, decideranno le sorti del Natale.